Ciao a tutti, oggi prepareremo il risotto alla pizzaiola. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono riso di tipo carnaroli, acqua, salsa di pomodoro, olio, aglio, vino bianco, mozzarella strizzata e tagliata a dadini, parmigiano, burro, origano, sale, pepe, basilico e dado vegetale Bimby. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettiamo da parte il trito del parmigiano. Senza lavare il boccale, mettiamo l'aglio, l'olio, chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo insaporire per 3 minuti 120 gradi, velocità 1. Aggiungiamo la salsa di pomodoro. Il sale, il pepe e l'origano. Aggiungiamo anche le foglioline di basilico. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino. Al posto del misurino posizioniamo il cestello e facciamo cuocere per 10 minuti. Temperatura varoma, velocità 1. Aggiungiamo il riso. Sempre chiudendo con il coperchio senza il misurino ma con il cestello, proseguiamo la cottura per 3 minuti, temperatura varoma, antiorario, velocità soft. Aggiungiamo il vino dal foro del coperchio, riposizioniamo il cestello. E azioniamo il Bimby per altri 2 minuti. Temperatura varoma, antiorario, velocità soft. Adesso versiamo l'acqua. Mettiamo il dado vegetale. Con l'aiuto della spatola mescoliamo bene a fondo per evitare che il riso si attacchi sul fondo del boccale durante la cottura. Aggiungiamo con il coperchio lasciando sempre il cestello e facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 13 minuti. 100 gradi, antiorario, velocità soft. Il riso è quasi pronto. Adesso andremo a mantecarlo con il burro. La mozzarella, il parmigiano. Mescoliamo un po' con la spatola.
chiudiamo con il coperchio. Possiamo togliere il cestello adesso e facciamo amalgamare per un minuto senza temperatura con l'antiorario a velocità soft. Il risotto alla pizzaiola è pronto, andiamo a impiattare. Risotto alla pizzaiola, grazie e alla prossima ricetta.